Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a Replay per commentare il pareggio di Livorno, una trasferta che lascia diverse perplessità per come si è sviluppata questa gara. Il Pescara per la seconda partita di seguito non ha subito gol, è anche vero che però non si è mai fatto vivo in fase offensiva. Abbiamo diversi motivi per parlare di questa gara, abbiamo diversi motivi anche per parlare di calciomercato. Finalmente si chiuderà questa sessione invernale giovedì 31 gennaio, quindi sono tante le trattative inerenti al Pescara, sono ore ovviamente concitate, stanno salendo a Milano un po' tutti gli operatori di mercato. Domani poi ci sarà anche l'assemblea della Lega di Serie B per stabilire il format del prossimo campionato cadetto. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Saluto il ritorno qui nello studio di TV6 del direttore sportivo Gianni Rosati. Buonasera, buonasera Rosati, grazie per essere qui con noi. Al suo fianco abbiamo Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera Totò. Bentornato anche al dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Edoardo, ben buonasera rivisto. A voi, buonasera a tutti. Di fronte alla nostra postazione abbiamo Riccardo Crinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. E poi Paolo Sinibaldi. Buonasera Paolo, ciao, ben Enrico. Rivisto. Manca Francesco Di Francesco, che è tornato in infermeria un po' come Campagnaro questa settimana. Dunque stop anche per Francesco Di Francesco. Vado a salutare in regia come sempre Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Serata di posticipi in Serie A per la seconda di ritorno in campo a Empoli, Empoli e Genoa, 0-1 il parziale, rete di Kwame per la squadra di Prandelli. Invece sta per avere inizio per la Serie B il match del Bentegodi tra Verona e Cosenza. Circa le altre notizie di giornata sul fronte Pescara, diciamo che sono state ratificate un paio di operazioni che erano state già sviluppate nei giorni precedenti. Questa mattina Andrew Gravion ha firmato con l'Inter, torna a essere un giocatore dell'Inter, ma resterà chiaramente in prestito fino a fine stagione al Pescara. E poi è stato annunciato l'arrivo in prestito dalla Fiorentina dell'esterno Riccardo Sottil, giocatore classe 99, esterno d'attacco. Domani si allenerà agli ordini di Pillon. A te. È ovvio che poi nel corso di questa puntata aggiorneremo tutte le trattative che sono in piedi. Giovedì ci sarà la chiusura ufficiale. Bene, abbiamo titolato questa sera Picchi di paura, perché allo stadio Armando Picchi di Livorno il Pescara è vero che riporta a casa un punto, ma la prestazione è stata deludente, forse una delle più brutte partite degli ultimi tempi. Per la seconda gara di seguito, zero tiri in porta, ha subito anche di perdere la partita per le occasioni che ha avuto il Livorno, tre legni colpiti, Fiorillo il migliore in campo, una squadra che sembra aver perso lo smalto delle precedenti partite, anche le scelte sono apparse a nostro giudizio troppo rinunciatarie, scelte durante la gara. Però non voglio anticipare soprattutto i commenti degli amici in studio, che sono sicuramente più interessanti, quindi chiedo agli amici in studio come valutano questo pareggio di Livorno. Iniziamo ovviamente dal nostro baffo Antonio De Leonardis. Ma va, come valuto? Come l'hai valutato tu Enrico? È stata non una delle più brutte, a mio avviso la più brutta di quelle che abbiamo visto, che tra l'altro fa seguito a un'altra bruttissima, cioè quella in casa con la Cremonese. Quindi due partite consecutive, zero gol, zero tiri, per la verità c'era stato uno di Brugo nella partita con la Cremonese, ma poca roba voglio dire. Quindi è una squadra che in questo momento ha tantissimi problemi che probabilmente fino a un mese e mezzo fa, due mesi non ne aveva, o meglio c'era qualche avvisaglia, perché ha avuto pure un periodo in cui la squadra stentava soprattutto a creare il gioco, in particolare nelle gare casalinghe. Quella di ieri è stata una partita tutta di completa sofferenza, in cui dopo 5 minuti Livorno ha preso in mano la situazione e Pescara non è riuscito più ad uscire dalla propria metà campo. Abbiamo visto una serie di lanci lunghi imprendibili per Mancuso, da solo lì davanti a tutti, a fare niente perché non poteva fare nulla. E quindi
una squadra che in questo momento ha veramente grossissimi problemi, che a mio avviso, voglio dire, deve anche far riflettere l'allenatore, cercare di capire come poter dare nuova sostanza a questa squadra. Quello che abbiamo visto noi, che stiamo vedendo, è questo, e questa è una squadra che fa enorme fatica a creare occasioni da gol, addirittura a tirare, per cui è ovvio che insomma l'allenatore deve anche... Abbiamo insomma diversi spunti. Certo. Chi è d'accordo con Antonio De Leonardis, Edoardo? Dico te perché sei allora, al suo fianco. Non si può non essere d'accordo sul fatto che la prestazione di Livorno e anche quella precedente con la Cremonese non siano state delle buone prestazioni. Soltanto la partita precedente, però prima della pausa, era stata lo spettacolare secondo tempo di Salerno. Quindi non è possibile che in un mese, per colpa di una sosta, la squadra non si sia completamente persa. Sta vivendo un momento sicuramente difficile. Ci sono state delle scelte forse non felicissime nella partita in casa con la Cremonese, la scelta non so, di Machine esterno sinistro si rivelò una scelta sbagliata, non c'era Antonucci, Capone era a mezzo servizio, Del Sole purtroppo non è nelle grazie dell'allenatore e quella partita in cui serviva stare larghi, insomma abbiamo giocato invece con Machine. Al contrario, la partita di ieri è una partita che è stata piuttosto negativa per motivi opposti, nel senso per la incapacità di costruire gioco. Però non ci dimentichiamo che ieri mancava Brugman. Ho visto la Juventus ieri senza Pjanic ed è stata una Juventus penosa. Penosa, una squadra senza capacità di costruire. Il risultato che molte volte offusca. Esatto, il risultato offusca, perché la Juventus di ieri è stata la peggiore Juventus della stagione, poi alla fine vince lo stesso perché la classe di alcuni giocatori riesce a vincere, però la Juventus di ieri senza Pjanic è stata una Juventus irriconoscibile. Il Pescara senza Brugman contro il Livorno è stato un Pescara irriconoscibile nella capacità di costruire gioco, di ripartire, di creare qualcosa di valido. La partita cremonese, Brugman c'era. Sono due partite completamente diverse. Certo. La partita con la Cremonese è stata sbagliata nella incapacità di creare occasioni da gol, perché una partita in casa contro una squadra abbastanza tranquilla come Cremonese avrebbe richiesto probabilmente un 4-3-3 più spregiudicato. Invece la mancanza di Antonucci con lo studio di Machine ha creato una situazione assolutamente anomala, che poteva andare bene magari fuori casa, non andava bene in casa. Secondo me ieri l'assenza di Brugman è stata pesantissima. Alcuni giocatori non sono in piena forma, però non ci dimentichiamo che la Serie B è un campionato equilibratissimo, difficile. Livorno ieri ha giocato una gran bella partita. Diamanti non è un giocatore di Serie B, ci hanno creato dei grossi problemi anche per merito loro, non è che ci stiamo soltanto noi in campo, e quindi strappare un pareggio a Livorno con un po' di fortuna è stato comunque un risultato positivo. D'accordo. È evidente che la squadra si deve ritrovare, deve trovare soprattutto i gol degli esterni, perché noi siamo una squadra che gioca il 4-3-3, diciamo, ma dagli esterni subito, non è arrivato un gol. Riccardo, Paolo e poi per ultimo sento Gianni Rosario. Riccardo. Sono molto preoccupato per l'atteggiamento della squadra. Non voglio entrare a parlare dei singoli, ma questa sera voglio parlare della squadra. L'atteggiamento di una squadra in balia del Livorno. Non abbiamo avuto la forza di reagire e questa cosa per me è molto importante. Io posso capire le assenze, posso capire tutto, ma l'atteggiamento della squadra non mi è piaciuto. Ripeto, in balia di un Livorno che ha fatto la partita... Abbiamo ripetuto in maniera negativa la partita che abbiamo di settimana scorsa, cioè poche idee, poca voglia, pochi contrasti, non siamo andati neanche a fare quel fallo da ammonizione che può scuotere la partita, eravamo proprio fermi, tra l'altro una condizione atletica rispetto sia a Cremonese che a Livorno un po' da rivedere, e ti dico la verità, sono preoccupato perché... Tutto quello di buono che avevo visto è scemato nelle ultime due partite e in quest'ultima proprio l'atteggiamento di quello che guardavano un attimino un po' smarriti, e questa cosa mi è... Aggiungo, il problema nostro sono comunque gli esterni, perché finché gli esterni non fanno gli esterni e fanno
e fanno un altro lavoro, perché noi gli esterni d'attacco purtroppo non ci siamo, non sono incisivi, entrambi hanno anche la capacità di saltare l'uomo, però non sono incisivi, e quindi non si tira in porta. Noi abbiamo fatto in 180 minuti 3 tiri. Paolo Sinibaldi? Vorrei distinguere le ultime prestazioni. Parliamo di quella di ieri, perché sì, quella, sì, con la Cremonese, infatti, ne abbiamo già parlato. Le prestazioni, quindi, diciamo, del dopo, sì, Natale, da un discorso più generico che immagino vorrai fare nel corso, certo, della trasmissione, quindi non anticipo i temi. Preoccupa sicuramente l'involuzione anche a livello generale, perché sì, abbiamo parlato di Brugman, l'assenza, la presenza, però Mancuso in calo, Antonucci è in calo, Marras è in calo, Memusciai è in calo, Melegoni e Canutè non hanno inciso, Del Grosso in calo, probabilmente soltanto i due centrali, Scognamiglio e Gravigliona, hanno giocato una buona partita, quindi un calo davvero generale che potrebbe essere anche imputato a, non lo so, provo a pensare a una sorta di preparazione fisica fatta durante il periodo di sosta che magari sta ancora pesando sulle gambe dei giocatori. Di sicuro c'è qualcosa che non va a livello generale, non a livello di singoli. Dopodiché l'atteggiamento tattico della squadra fa capire che non è più neanche un Pescara molto propositivo, perché quello che abbiamo visto anche nel secondo tempo di ieri, con delle scelte tattiche ben precise che miravano esclusivamente al raggiungimento dello 0-0, dovrebbero aprire una discussione. E la discussione in questo primo giro la chiude Gianni Rosati, che mi sembra che dai giudizi il più tenero, usiamo questo aggettivo, è stato Edoardo De Blasio. Gianni Rosati, come invece analizza questi 90 minuti del Picchi, che poi hanno fatto infuriare anche il presidente Sebastiani, che richiama Pillon per un piano B, ha fatto infuriare, ne parleremo più avanti, anche il procuratore di Macin di Campli, però questi temi li affronteremo più tardi. Beh, che si infuria di Campli non è molto dopo importante. Dopo ne parliamo, entriamo nel discorso della partita. Finché si infuria il presidente è giusto, perché paga lo stipendio, ma di Campli dopo non ne paga, parliamo. Riceve. Comunque, al di là di questo fatto, che non è secondario, secondo me è un fatto psicofisico. E la squadra dopo... Beh, psicofisico è gravissimo, perché è un fatto psicologico, è un fatto fisico. Sì, perché probabilmente ha risentito dei carichi di lavoro, probabilmente la squadra non ha più la freschezza atletica che aveva all'inizio, e magari sente anche la pressione del risultato, e probabilmente è successo questo. Però fargli adesso andare nel tribunale del TAR a fargli un processo alla squadra mi sembra, così come si è preso, e la squadra così come si sono presi i meriti, adesso sì, le critiche certo, vanno fatte, certo, perché si analizzano giustamente le partite, giustamente. No? Anche perché la cosa che mi sembra strana è che una squadra come il Livorno, che è più vicina alla come diciamo prima, no, a parte la zona di decisione, ma al coso per gli anziani, che possa portare a spasso una squadra vecchia, molto vecchia. Sì. Io non sono d'accordo su Diamanti, con il nostro amico, per me è un ex calciatore, Valiani pure, Luci anche, Doninelli lo stesso, per cui... Ma questo aggrava ancora di più il giudizio sul Pescara. Sì, appunto, sì, dicevo, è un fatto psicofisico, perché altrimenti il Pescara, se sta bene come le prime 10 partite del giro d'andata, a Livorno gli fa 4 gol, questo è il mio pensiero. Diamanti ieri è stato Maradona. Sì, ma io l'ho visto anche l'anno scorso ad Ascoli, con il Livorno sembrava il terzo, il mediano uccellato a destra, a sinistra, sì, centralmente, sì, ovunque, una partita incontenibile. È sempre ultimo in classifica per il Livorno. Capito? Parliamo di Diamanti. Diamanti, sì, l'hai chiamato un ex giocatore. Ma lui è... questo ex giocatore ieri. Ma lui gioca con Livorno. Da tutte le e non è che gioca con un'altra squadra, gioca con Livorno lui. È ultimo. Sì, io parlavo di Diamanti. È ultimo lo stesso. Allora, facciamo una cosa, dopo il primo giro andiamo a sentire Pillon e poi analizzeremo le varie problematiche. A fine partita, Beppe Pillon. Noi abbiamo sbagliato molto tecnicamente nei passaggi, negli appoggi, e loro erano più aggressivi, più tosti, più cattivi di noi, hanno fatto meglio la partita loro, però bene o male che siamo riusciti a portare a casa un punto.
E abbiamo rischiato molto nelle situazioni, anche per passaggi sbagliati in uscita nostri, ma soprattutto la cattiveria agonistica che non c'è stata. Ma poi nel secondo tempo ho provato a modificare, prima ho fatto il 4-4-2, poi alla fine un 3-5-2. Abbiamo chiuso gli spazi e abbiamo portato a casa un punto. Abbiamo avuto delle difficoltà oggettive, non abbiamo concluso molto. È un periodo un po' così, ho detto, bisogna lavorarci su, capire dove possiamo migliorare e capire cosa bisogna fare per cercare di avere più peso offensivo. Giovedì si chiuderà mister in mercato, cosa si aspetta dalla società in questi ultimi 4 giorni? Meno male che finisce, così queste domande non me le fate più. Vediamo quello che può fare la società. Un attaccante però dovrà arrivare. Se partirà Monachello. Ma chi ha detto che parte Monachello? Ho detto Cocco è sul mercato, non essendoci Cocco dovrà arrivare un'altra punta, adesso vediamo chi, come e cosa. Allora, molti hanno riproverato a Pilon di accontentarsi di questo pareggio di Livorno. Forse era meglio mettere in evidenza, come spesso fanno gli allenatori, la prestazione negativa, in modo anche da svegliare questa squadra. Voi come leggete? Giusto accontentarsi oppure giusto, quando si gioca male, dire non c'eravamo e quindi svegliamoci? Totò. Ah, secondo me la parte buona della sua, parliamo di Pilon, a mio avviso è come ha cambiato la squadra, nel senso che quella squadra che è quella schierata all'inizio, che poi quella stessa di Radio Cremonese, che è stata schierata anche prima di Salerno, perché non dimentichiamo che prima di Salernitana ha avuto un altro periodo di questo molto simile a questo qui, di problema proprio anche di identità. E nel momento in cui ha cambiato, ha fatto delle scelte da allenatore che ha capito che c'erano dei problemi. Ma al di là di dire troppo difensivista, eccetera, però vuol dire in quel momento probabilmente se questa partita veniva impostata diversamente dall'inizio, può darsi pure che avesse un altro effetto. Cioè che sia che questo Pescara abbia un problema grandissimo per fare gioco, soprattutto per creare occasione da gol, per arrivare a tirare in porta, noi ce lo stiamo vedendo da mesi, non è una questione che scopriamo adesso. Per cui, a mio avviso, il problema vero è soprattutto quello, al di là anche dei singoli, perché poi, insomma, non è che possono incidere tanto. Questo è un gioco di squadra, di gruppo, che deve trovare, a mio avviso, un equilibrio diverso per cercare di essere più consistente di quello che è attualmente. Attualmente questa squadra, tu l'hai sottolineato, scusa Edoardo, non segnano gli esterni, non segnano i centrocampisti, segna solo Mancuso, e può essere che non è un problema questo, è un problema serio. Il problema vero è questo, perché ecco, questa è una squadra che dovrebbe essere votata all'offensiva, che però non ha i mezzi per farlo. La sostanza è questa, per cui secondo me deve lavorare in maniera diversa per capire perché questa squadra non riesce a trovare, o se può fare meglio con quello che si ritrova per al le mani, perché insomma. Che vi sentite di rispondere? Perché, Edoardo? Perché? E poi perché sentiamo Rosario. Allora, il Pescara non è una squadra ammazza campionato. No, ragazzi, perché ha queste difficoltà offensive. Allora, adesso difficoltà offensive perché ci sono, che resta sempre perché bellissima. Ci sono ha difficoltà offensive perché ci sono dei limiti tecnici evidenti negli attaccanti, nel senso che noi, lo ripeto, abbiamo dei ragazzi bravissimi che si sacrificano, che giocano, che lottano, come Marras, come Antonucci, quando ha giocato Capone, che però non danno assolutamente un contributo alle finalizzazioni. L'unico che lo ha fatto una volta è stato Del Sole, che con l'Inlecce ci ha risolto un problema negli ultimi 5 minuti. Gli altri, poi non ha mai giocato, lo faceva entrare al 90esimo. Allora noi purtroppo, l'abbiamo visto proprio con Del Sole e con l'Inlecce, abbiamo con il 4-3-3 abbiamo la difficoltà a segnare in alternativa a Mancuso. Se Mancuso viene, allora meno male che c'è Mancuso, appunto, ma non può segnare sempre come Icardi con l'Inter, non è che può segnare sempre Icardi. Quando Icardi non segna, l'Inter non segna. Il Pescara non gioca. È un'altra cosa, eh? L'Inter no, vabbè, gioca, ho capito, ma anche noi partita. Ho capito, cioè, anche noi, giocando, contro la Salernitana, noi cioè noi abbiamo ripetuto dall'inizio della prima che partisse il campionato, che il Pescara ha
il miglior centrocampo della Serie B. Siamo d'accordo? È vero. Allora, la squadra Rosati non è d'accordo. Il miglior, esatto, ma allora io ti dico questo: se hai il miglior centrocampo della Serie B, perché hai questi problemi in fase offensiva? Perché mancano i finalizzatori del gioco. Mancano i finalizzatori del gioco. Noi abbiamo avuto due o tre gol di tiri da fuori di Brugman. Abbiamo avuto un gol o due gol di Machin, due gol di testa di Gravione. Gli altri gol li ha fatti solo due gol Monachello e gli altri li ha fatti solo Mancuso. Nel momento in cui Mancuso non si. Allora, nel 4-3-3 normalmente in tutte le squadre che fanno il 4-3-3, vedi non so il Napoli di Caion e Insigne, faccio degli esempi, se non segnano Caion e Insigne non è che il Napoli può vincere le partite. Allora c'è purtroppo questo reale problema, perché l'organico è quello che è, non è che siamo la Juventus della Serie B o siamo il Barcellona, noi siamo il Pescara, che è una squadra come le altre, delle soluzioni diverse. Le soluzioni non sono facili da trovare, perché poi i giocatori sono questi. Marras per esempio è un giocatore preziosissimo, purtroppo dovrebbe imparare, non so se fa più in tempo, dovrebbe imparare un pochettino a essere più incisivo e più preciso in area di rigore. Quando gioca in fase offensiva in casa, nelle partite in casa in cui non è che deve contenere tanto, purtroppo Marras nella sua carriera di gol ne ha fatti pochissimi. Allora, prima Rosati non era d'accordo sul fatto che il centrocampo non è così valido come si dice, no, però la maggior parte degli addetti ai lavori sostengono che il centrocampo del Pescara è tra i più attrezzati della Serie B. Sì, perché la Serie B non ha grandi centrocampisti, neanche le altre squadre. Parliamo della Serie B. Se diciamo questo, però sono assortiti male, perché due sono facsimili e sono molto leziosi, non hanno grande passo. Nessuno dei tre hanno un gran passo. Due sono leziosi, sia Brookman che Machin. L'altro non è più il giocatore di 3 anni fa, 4 anni fa, che era veramente, Miamushai, una grossa mezzala di interdizione, faceva tutte e due le fasi, adesso non è più in grado di farlo, quindi qualche problema ce l'ha. In più i tre attaccanti non hanno quelle caratteristiche per fare i gol che voi cercate, e già è tanto che li ha fatti Mancuso, perché a mio avviso Mancuso tutti questi gol non li avrebbe dovuti fare, perché come non li avrebbe dovuti fare? E perché è che ruolo c'ha Mancuso? Gioca centravanti. È un'ala, un centravanti, una mezzala. Centravanti, dai. Per me non lo è un centravanti. Però centravanti, sta facendo gol, per fortuna. No, va bene Mancuso. Gianni, non sono d'accordo. Va bene Mancuso. Sì, no, vabbè, può giocare solo centravanti. Io accetto questa cosa. Perché esterno è come se non ci fosse, quindi non ha senso. Per cui il centravanti fa 12 gol. Quindi come si risolve questo problema secondo il tuo punto di vista, Gianni? Tu sei direttore sportivo del Pescara di oggi. Come risolvi il problema? Non facevo questa squadra. Non facevo questa squadra. A gennaio come lo risolvi? Perché richiami Pillon, dice cambiamo modulo, facciamo qualcos'altro. Allora, se giochi a tre davanti, il centravanti non ha le caratteristiche di Mancuso per me, ma ce l'ha del Bonazzoli, del Cacia. Però se critichiamo Mancuso, vuol dire che io parlo di caratteristiche, sì, non parlo del nome. Allora, se giochi a tre davanti, i due esterni sono quelli che tagliano, la punta centrale è quella che viene incontro e fa sfonda. Allora, tutti quanti abbiamo detto che il Pescara non fa il 4-3-3 ma fa il 4-5-1, perché se Antonucci e Marras sono costretti solo alla fase di ripiego, vengono allora anche a modificarsi le possibilità di Antonucci, che non nasce, mentre Marras Pillon se l'è portato dietro e aveva queste caratteristiche di coprire. Cioè Antonucci ora è stato preso Sottile è un che non difende, quindi però l'esterno Enrico, d'attacco deve attaccare. Però Enrico, nelle partite in casa non è che a Marras e Antonucci gli si chiede di fare i terzini, gli si chiede di coprire attaccanti. L'abbiamo visto sempre rientrare. Però quando abbiamo noi possesso palla teoricamente dovrebbero attaccare. Allora se questi due ragazzi, che ripeto io stimo tantissimo, tutti li stimiamo, non 20 partite 0 non gol riescono a sbloccare la... Allora l'unica alternativa secondo me che questo organico ha è quello del 4-3-1-2, cioè nel senso di mettere Brugman alle spalle di due punte che potrebbero essere, per l'organico attuale, Monachello e Mancuso, mettere Brugman alle spalle di queste due punte e far giocare Canutè a protezione. Monachello ha trovato l'accordo con il Padova in giornata e attende solo il Pescara. Il Pescara, è ovvio, tra poco entreremo anche nel vivo del mercato, il Pescara sta trovando un attaccante. In giornata su tutti i social si è sparsa
questa voce del probabile arrivo di Daniel Ciofani del Frosinone. Il presidente Sebastiani ha detto, non so se per un motivo di limitare un po' queste voci, è un affare impossibile, però Ciofani triennale vicino al Pescara, alle fonti nazionali, se dovesse allora, arrivare un Ciofani. Allora, Daniel Ciofani, che succede? Non gioca più Mancuso? Ma no, come l'idea è quella mia? Allora, gioca all'esterno? Allora, no, ma gioca non è due? Più esterno, giochi a con due. Il 4 3 1 2. Questo lo diciamo noi. Ma allora, cioè, lo diciamo allora noi. Secondo me, se Ciofani, se tu prendi un centravanti come Ciofani, deve Mancuso giocare. Gli deve girare intorno, non è che Mancuso può fare. Ma questo lo diciamo noi. Voi siete convinti che Pillon cambi modulo? Ve lo chiedo. Ma penso che Totò? Mancuso possa soltanto girargli intorno ma a io, Ciofani. Io scusate, siccome stimo Pillon, credo che lui cambierà, perché voglio dire, non è che puoi ignorare quello che ha fatto la squadra negli ultimi due mesi. A parte noi togliamo Salerno, il problema ci sta, voglio dire, a mio avviso è un problema, anche perché questa è una squadra in cui non è solo che gli esterni non quindi fanno. Cambierà modulo secondo me sì, con secondo me sì. 4-4-2. Fa un 4-4-2 a mio avviso, che è la formula normale, che è il suo modulo e che è anche la cosa più normale per, comunque per non correre i rischi e magari e questo avere, è il discorso più ragionevole, se arrivare, no? È il discorso più ragionevole, più ragionevole sì. Però se l'allenatore pensa, io sono arrivato anche primo in classifica con il 4-3-3, sì, però dopo Enrico poi è cambiato il campionato, anche il campionato del Pescara è cambiato, lui se ne accorge, lui, come l'abbiamo visto noi lo vede pure lui, questa squadra che non riesce più ad arrivare, ha problemi grossi, questo 4-3-3 che lui, finché ha retto soprattutto la forza fisica di Maras, lo stesso Antonucci, quindi tutti gli esterni vanno a casa, anche questa è una ma sì, ma per forza di cosa, anche perché che questo, in questo non dimentichiamo che nei quattro due esterni offensivi, scusami, Bene, gioca uno e l'altro perché deve fare equilibrio, uno se uno va all'altro si ferma, tenendo però, conto, scusa, quello che giocare. Dico io che questa è anche una squadra in cui due difensori esterni, a parte Balzano che per mezz'ora lo fa, non sono quei difensori che spingono, vanno in sovrapposizione, cioè il problema è ovvio che in un 4-4-2 intanto li protegge di più, perché tu comunque i terzini restano però quelli. Queste sono ipotesi, sono ipotesi. Ma Riccardo io, e Paolo io anche alla luce di quello che ha fatto ieri, nel momento in cui si è accorto che la squadra stava veramente alla frutta, ha provato con un 4-4-2, credo, tra l'altro non è che lui sta a fare il fantacalcio come lo stiamo facendo infatti noi. Nel 4-4-2 però ha tolto Marras dopo e ha messo Ciofani, quindi esatto, è un 3-5-2 esatto, ma poi è possibile pure che sia così, se lo fai con Marras però magari è un 4-4-2 diverso, cioè, Riccardo e Paolo. Allora, avevamo detto settimana scorsa se serviva un attaccante forte, serve tantissimo, e con un attaccante forte, sono d'accordo con Totò, si potrebbe anche cambiare modulo. Però, visto che secondo me sul mercato attaccante forte non c'è, lui si ritroverà con questi uomini. Potrebbe anche provare, giocando sempre un 4-3-3, togliendo Marras e Antonucci e provando Del Sole e Monachello esterno. Perché chi ha detto che Monachello non può giocare esterno? C'è anche Sottile che arriva. C'è anche Sottile. Può anche provare a giocare in questo modo. Perché alla fine Marras fa un bellissimo lavoro di copertura. Antonucci per il momento non ha ancora dato quello che probabilmente ha nelle stiamo gambe. Rischiando di bruciarlo Antonucci, no, non lo stiamo bruciando perché è molto giovane, non si brucia, no, però bruciare nel senso per questa stagione, per questa stagione se va avanti così sicuramente sì, però voglio dire, l'allenatore ha la domanda è come fare per andare più in porta. Allora hai un Del Sole che quando è entrato in quei 20 minuti quanto mai ha fatto due gol, era meglio che non li faceva, perché dopo che ha fatto due gol l'ha tolta, ha detto basta, due gol, hai fatto due gol, avanti. No, ce l'hai, lo provi al posto di Marras. Evidentemente non lo vede, altrimenti sì, con la Cremonese. Ho capito, però scusami, allora se non lo vedi lo metti sul mercato, certo, no, e lui non lo mette sul mercato, perché? Perché gli serve alla Ganz gli ultimi 20 minuti? Alla Ganz papà? No, non è così, un ragazzo di 20 anni. Ci si mette il giocatore sul mercato. Sì, però Totò, la domanda è come fare più tiri in porta. Più tiri in porta, provi Del Sole al posto di Marras e provi o Monachello esterno, perché Mancuso centrale oggi è una delle poche certezze con Dravione e Brugman che abbiamo, e provi, se c'è Sottile, provi Sottile o provi anche Monachello. Questo è con quello che hai. Quindi con che tu hai. Ritieni che si debba continuare? No, io ritengo nel 4-3-3 il modulo e do ragione a Totò, ma se tu non lo trovi l'attaccante davanti, perché sul mercato non c'è. E giochi con Monachello e Mancuso? No, perché Monachello e Mancuso ma no? Qua
quando giocano ma due. Non hanno mai giocato bene. Ma non, no, è vero, non è vero, hanno pure fatto gol insieme quando hanno giocato vicino. Trasferta, se ve la ricordate, ma Monachella ha fatto però, un gol. Ma no, Riccardo, verde, noi possiamo dirlo cento volte. Alla fine, se Pillone è arrivato alla seconda giornata di ritorno, esatto, forse è arrivato il momento che lui si rende conto che è difficile che possa cambiare. Adesso vengo da te, Gianni Rosati lo conosce molto bene Pillone, perché l'ho avuto anche, non ricordo dove. Dove? A Reggio Calabria? A Genova. A Genova. A Pistoia. Era uno che alternava i moduli. Il 4-4-2 era il suo modulo. 4-4-2, sempre fatto. 4-4-2, e quindi se va avanti su quella strada insiste fino alla fine. Sì. Quindi insiste nel 4-3-3, se è iniziato secondo così. Secondo me invece cambia e fa il 4-4-2. E perché non l'ha fatto finora? Perché andava bene all'inizio, la squadra era sbarazzina, adesso invece vede che ci sono delle difficoltà oggettive, cambia. Sì. No, mi fido di lui perché lo conosce. Cioè, conosce lui sicuramente, poi il 4-4-2 è il suo modulo che originale, conosce benissimo, che dove ha sempre, cioè, sempre pensi che lavorato, sia stato condizionato dalla presenza di tutti questi esterni per iniziare? Probabilmente, probabilmente. Poi il fatto che le cose andavano bene, lui è andato sulla scia di questi risultati, per cui ha tenuto la squadra così. Ecco, io, quando il presidente dice utilizziamo un piano B, lui è uno che sente le riflessioni del direttore, della presidenza. Sì, beh, insomma, è un uomo di società, per cui anche se rimane poi sempre vincolato al suo pensiero, però è giusto che sia così. Lui, no? Sì. Lui è una persona, un uomo di società, per cui se la società dà una direttiva lui cerca di accontentarla, insomma, di far parte di questa idea. Paolo, prima ti ho lasciato sospeso, non ti ho chiesto può cambiare, a prescindere se arriva un Ciofani oppure se restiamo così, mettiamo che restiamo così. No, perché, guarda, io mi metto nei suoi panni, deve cambiare, cioè qualcosa deve cambiare, perché intanto anche gli interpreti, perché... credo che sia sotto gli occhi di tutti che ci sono dei giocatori non da una partita ma da diverse partite che sono in grandissima difficoltà, forse fisica, forse tattica, forse tecnica, ma mi riferisco molto all'esterno, in particolare a Antonucci, ma lo stesso Memusciai non è più il giocatore di una volta. È evidente che questo sulla carta è un ottimo centrocampo, ma che poi di fatto qualcosa che non va ce l'ha. Allora, un nostro amico allenatore, a microfoni senza spenti, senza fare nomi, mi aveva detto una cosa che si è rivelata vera, ma questo mesi fa, e conosce molto bene Pescara. Quando andava molto bene il Pescara, sì, ha detto... Vabbè, possiamo dirlo, parliamo di calcio, quindi voi a coni. No? Ma io l'ho capito a volo. Il problema di questa squadra è che è partita troppo bene. Questa è una squadra, insomma, io credo che l'abbia detto Gianni Rosati, che effettivamente, insomma, ha stupito un po' tutti quanti, perché non era questo squadrone che la classifica diceva dopo qualche giornata. Adesso i problemi stanno venendo come nodi al pettine. E allora il problema è più generale. A gennaio non si cambia niente. Dobbiamo semplicemente calarci forse in una nuova realtà, che è quella di cambiare qualche uomo, infatti, cioè, cercare di vedere a Pillon qualcosa. Si chiede di osare di più, perché l'obiettivo principale della stagione è stato raggiunto, che era la salvezza. Dovrebbe campionato giocare tranquillo in maniera tranquilla. Ma infatti dobbiamo stare tranquilli anche noi, perché il Palermo ha perso due partite. Noi siamo tranquillissimi. E Pillon che non ci sembra tranquillo, perché se ha paura di perdere a Livorno, hai paura di perdere ovunque. Però lui a un certo punto ha visto che la squadra non aveva birra nelle gambe, soffriva tantissimo, ha cercato di salvare il punto e per fortuna ci è riuscito. È anche una persona umile, una persona che si rende conto dei limiti della squadra. Cioè, questa non è uno squadrone ammazza campione, ma non lo è il Palermo. Il Palermo ha perso le ultime due partite. Se noi fossimo a commentare il Palermo, cosa dovremmo dire? Quindi è sbagliato questo titolo, picchi di paura. No, abbiamo avuto paura perché il Livorno ci ha messo sotto, perché il Pescara non sta vivendo un momento brillante, perché mancava Brugman, perché tutti i palloni che abbiamo perso in uscita, ragazzi, l'abbiamo persi perché il caro Canutè, che è un bravissimo e volenteroso ragazzo, ma rispetto a
Brugman, è come il giorno e la notte. Quando tu esci e dai la palla a Brugman, metti la palla in banca, lo metti veramente, Edoardo, la palla al sicuro. Quando lo dai a Canutè, Canutè ha perso diversi anni. Che Brugman qui è stato criticato settimane, ma non si può criticare Brugman, ma che... criticare Brugman è una follia. Sì, Brugman sono d'accordo con te. Brugman in Serie però anche D, con Brugman si è giocato male. Si è giocato male, e perché allora poi anche quando Brugman. Allora, quando con Brugman si è giocato male perché? Per il motivo che dicevo prima, perché purtroppo le soluzioni offensive, per esempio, contro la Cremonese allora mancava Balzano. Il problema resta, contro la Cremonese mancava Balzano. Balzano è l'unico che esterno basso che veramente è in grado di creare la superiorità numerica. Senza Balzano noi non ce l'abbiamo questa capacità. E allora è questione di atteggiamento, di andare come al dice cross. Riccardo, è solo una questione di atteggiamento. Vabbè, di atteggiamento, di grinta, di rabbia. Che se è successo non anche sei incazzato, allora tu vedi, uno deve andare in campo incazzato, non erano incazzati. A me mi sembrava perché erano in balia degli avversari, erano spaventati, non è che non erano incazzati, no, hanno lottato, no, hanno perché una squadra che ha grinta, te lo fai un bel fallo da munizione a gambe unite a metà campo, non l'hanno fatto, ragazzi. Ragazzi, fallo, ti intendo dire, la grinta, se ti manca Brugman devi sopperire in qualche modo, come sopperisci? Ma no, appunto, la grinta, una questione certo, tecnica, lì era una questione corsa. Tecnica, no, Totò, non avevamo corsa, non avevamo gamba, allora non avevamo grinta. Allora il problema è serio, non è la grinta, ci metti la grinta. Ti ho detto che è un problema serio. Allora, ragazzi, però, mettiamoci d'accordo, sembra che uno, se non giochi col 4-3-3 è morto. Cioè, no. Io parlo dell'atteggiamento in campo. Ma voglio dire, dipende dagli equilibri che riesce a creare l'allenatore con i giocatori, certo. Per cui tu puoi giocare qualsiasi modulo, ti ripeto, qualsiasi modulo. Io non parlavo di riesce modulo, a farlo funzionare. Parlavo di atteggiamento. Siamo sempre intorno a questa cosa. Paolo, secondo me la domanda per capire un po' meglio dove stiamo andando potrebbe, non lo so, essere: ma Pillon da questa squadra sta tirando il meglio possibile oppure potrebbe fare meglio? Allora, fino al girone d'andata sicuramente ha tirato il meglio, anche perché, come ha detto Moreggiano, era una sorpresa. Perché secondo me, sono d'accordo con te, però secondo me nelle ultime soffre, non lo può fare. Cioè, la cosa l'abbiamo vista partita dopo partita. Se la squadra non riesce a fare un tiro in porta, deve avere un problema. No, non esatto, può essere la grinta, certo, non può essere, deve essere qualcosa. No, Totò, ma io dico che allora, per le prime 15 partite questo è successo, ma nelle ultime partite, secondo me, non sta tirando il meglio fuori. No, perché nelle prime sicuramente sì. Dipende. Le ultime credo che sia evidente che no. Probabilmente i problemi che ha creato questo tipo di gioco, alla fine nel momento di massimo splendore andava benissimo, adesso non va. Perfetto. Oggi però sulla pagina del centro ha dichiarato: non possiamo illudere la gente, che no, significa che è il meglio questo che sta avendo adesso dalla squadra, non si può fare di più. Ma se tu fai ogni partita così, che significa? Che mica stai illudendo la gente, la stai facendo impaurire, perché voglio dire, se non riesci a fondere un po'. No, la cosa che vorrei dire io, adesso le vado a te, Edoardo. Se si ipotizza che possa cambiare anche modulo, è giusto che, d'accordo con lui, che la società si impegni, voglio dire, se tu ti serve una punta di sostanza, come può essere Cioffoli, Melchiori, come poteva essere Mbakogu che purtroppo è andato via, voglio dire, tu devi, cioè tu dici con Monachello non si può fare, si può fare, lo fai però con meno qualità che quello che potresti avere, però l'impegno dovrebbe essere reciproco, cioè l'allenatore dice ok, così voglio cambiare, però datemi una punta e la società glielo dà. Edoardo, velocemente, che andiamo in pubblicità. Secondo me Pillon conosce perfettamente i giocatori, li vede in allenamento, sa qual è la situazione. Molto probabilmente il Pescara sta attraversando un momento critico della stagione, come ce l'hanno tutte le squadre, tutte. Rifaccio l'esempio del Palermo, che da quando è ripartito il campionato, Edoardo, ricordiamo che c'erano state otto partite negative prima della vittoria. Ho capito, ma a Salerno abbiamo fatto lo stravedere, qualcosa di strano c'è. A Salerno che cosa è successo? Eppure era la stessa squadra. Allora non può essere né la squadra di Salerno, nemmeno la brutta squadra di ieri. Probabilmente il Pescara si deve ritrovare anche atleticamente, perché la sosta ci ha penalizzato. Io sono convinto che contro il Brescia faremo una gran bella partita. Adesso, qual è il modulo migliore? Io sono convinto che Pillon lo saprà individuare, perché Pillon è uno che cambia. Pillon è uno che cambia, non è un integrale, non è Sarri. Beh, non è un integralista. Finora ha fatto peggio di Zeman, non ha cambiato né modulo né squadra. Beh, non è vero, perché durante la partita, Enrico, scusa, no, parlo di formazioni
iniziale. Iniziale, però poi a partita in corso lui fa il 4-4-2, fa il 3-5-1, cioè nel 3-5-2, cioè nel senso che lui si rende conto a volte di come la squadra non sta andando e cambia modulo in corsa. Quindi non è uno stupido. Io non ho approvato per esempio il modulo che ha adottato contro la Cremonese, perché mi chiedevo com'è che non gioca Del Sole in una partita in casa contro la Cremonese quando mancano Antenucci e Capone. Però poi purtroppo avevo ragione, l'ho detto all'inizio della partita, però lui sa come sta Del Sole, sa come sta Machin, ha preferito far giocare Machin. No, anche perché io mi auguro della fascia sinistra, quindi c'è Crecco lì come alternativa, ce ne c'era anche altro. Crecco, insomma qualcosa ha sbagliato, c'era, però c'era anche la Cremonese, c'era un'ottima Cremonese che poi ha battuto il bravo. Infatti io l'ho detto all'inizio, guarda Antonio, io l'ho detto all'inizio, il Pescara non è andare in pubblicità dopo riprendiamo. Allora Andrea, ci sono novità dai posticipi? Ci sono novità a Verona, perché il Verona è in vantaggio sul Cosenza al 35esimo, il gol di Tupta, dunque Verona 1 Cosenza 0. In Serie A Empoli Genoa 0-1 dopo che è iniziato il secondo tempo. A te. Senti, invece a Bologna è ufficiale Mihalovic, giusto? Assolutamente sì, esonerato Inzaghi, panchina sinistra Mihalovic, a lui il compito di risollevare il Bologna dopo la sconfitta di ieri contro il Frosinone di Baroni. Andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21.47, rientriamo in regia da Andrea Costantini per avere gli aggiornamenti dai posticipi. Tutto invariato, Empoli Genoa 0-1 e Verona Cosenza 1-0, siamo al 45esimo, a te. Allora, oggi in giornata sul centro è apparsa questa dichiarazione del procuratore di Macin, Donato Di Campli, che ha creato un po' di polemiche. In giornata scoppia la grana a Macin, la gente attacca Pillon, Di Campli sostiene che è una mancanza di rispetto tenerlo fuori, se non gli serve lo dica. C'è stata la risposta in giornata del presidente Sebastiani che sostiene i procuratori in pratica devono restare in silenzio, non possono imporre le idee all'allenatore del Pescara. Rosati? Mi associo col presidente. Sì, a parte questo, perché c'è stato questo sfogo di Di Campli? Poi... No, ma non si deve neanche permettere a farlo. Ma dico Di Campli come tutti gli altri procuratori. Loro devono pensare ad accudire i loro assistiti. Sostiene che Macin, ma non ieri c'erano gli osservatori del Genoa perché c'è una trattativa per la vendita a giugno di Macin al Genoa e il giocatore ovviamente anche... forse distratto da queste sirene di mercato, certo. Si è sacrificato nella precedente partita a giocare in un ruolo non suo, ieri che mancavano due centrocampisti è rimasto fuori, questa è la versione di Di Campli. Sì. Sì, volevo aggiungere a quello che stavi dicendo, c'è stato uno screen, una Instagram Stories postata ieri sera da José Macin dopo la partita di Livorno, possiamo vederla, quando ti aprono le porte devi sapere uscire, è un messaggio quasi criptico, ma neanche anche tanto mandato da Macin proprio dopo la partita di ieri di Livorno. A te. Che ne pensate in studio, Edoardo? Questa è una frase che significa che lui a questo punto pensa di andare via, perché dice ti aprono le porte nel senso che ti vogliono lasciare uscire, ti stanno dicendo che non servi e quindi me ne voglio andare. Macin ha delle responsabilità però per quello che sta accadendo secondo me, perché Macin è un ragazzo che ha delle grosse potenzialità tecniche e anche fisiche, però ultimamente non si è impegnato, secondo me non ci aveva messo la testa che avrebbe dovuto metterci, non è un caso che nelle ultime prestazioni Macin sia uscito sempre tra i fischi del pubblico, non è che può prendersela con l'allenatore o può prendersela col pubblico, lui non ha dato quello che ci si aspetta. Beh, da lui. Totò? No, parlare di mancanza di rispetto nei confronti del giocatore è una cosa fuori dal mondo, cioè lui non lo so, io mo Di Campli lo conosco, lo stimo, ma ha detto una cosa veramente fuori dal mondo, voglio dire che deve chiedere scusa al giocatore perché è stato escluso, perché lo ha schierato dalla sinistra l'altra partita, ma siamo matti, voglio dire. Allora, no, forse perché non ha giocato ieri più che altro, capito, mi sembra di capire. Capito, chi segue Macin, voglio dire, anche Persi sta sul mercato, non ha giocato, voglio dire, non è la fine del mondo, soprattutto in termini di mercato. Cioè, una frase del genere veramente stiamo veramente fuori di testa. Io non aggiungo altro, non lo so. Riccardo e Paolo? Purtroppo stiamo rovinando il gioco più bello del mondo. Lo stiamo rovinando in questo modo, con le persone che non fanno calcio, che parlano di calcio, con i procuratori che entrano nelle trattative e vogliono vendere il giocatore, non per il bene del giocatore ma per un loro tornoconto personale, perché questa è la realtà, perché qui non è che si fa bene il giocatore, qui si fa bene solamente al portafoglio del procuratore, che si dica anche un altro, questa è la realtà. E quindi rovini il gioco, perché vai un presidente che deve, al posto che pensare ad altro, deve entrare in discussione con Di Campli su questa, Di Campli o col procuratore. Non credo che sia l'unico che fa queste pressioni, questa è andata sul giornale, ma probabilmente tanti procuratori faranno pressioni. Ecco, questo è un modo per rovinare il gioco. Allora è stato già rovinato da diversi anni. Paolo? Sì, e infatti, perdonami, ti rispondo. Scusa. È infatti il calcio da diversi anni che a te non piace più. Paolo. Sto leggendo, saranno successe sicuramente delle cose che noi non sappiamo, ma alla base c'è soltanto un discorso da fare, al di là di quello che potrebbe o potrà essere successo, non lo so, ma proprio una questione di distinzione dei ruoli, che il procuratore faccia il procuratore, il calciatore faccia il calciatore, l'allenatore faccia l'allenatore, il presidente faccia il presidente e il giornalista faccia il giornalista, punto. Allora, per quanto riguarda le notizie di mercato, arriva Sottil dalla Fiorentina, Gianni Rosati che conosce tanti giocatori, poi ci segnalerà anche quelli che sta visionando nell'ultimo periodo. Sottil è un altro esterno sinistro, un 99, offensivo. Sì. Dovrebbe uscire il capone perché l'Atalanta vuole che torni
nella casa madre, cambia poco a livello tattico, perché Sottile è sempre un offensivo. Quindi. Sì, più o meno siamo, come ruolo è identico, proprio a Capone, anche come tipo di giocatore. Forse lui è leggermente più attaccante rispetto a Capone. Vede più la porta. Sì, Capone è più, diciamo, che riesce a saltare l'uomo, è l'uomo dall'ultimo passaggio. Un ottimo calciatore a mio avviso. Sul fronte destra ci sono delle richieste per Del Sole, l'ultima del Cittadella, mentre Bellini dovrebbe essere Liviero, il terzino sinistro, dovrebbe essere tesserato come alternativa a Del Grosso, anche se c'è sempre Elisalde che è impegnato al mondiale. Andrea, abbiamo notizie del mondiale di Elisalde? Abbiamo praticamente dai social un post fatto da Roberto Druda, che lo sappiamo nei quadri dirigenziali del Pescara, e ha scritto anche in nazionale giochi da terzino, quindi evidentemente nell'ultimo impegno con la nazionale sub-20 uruguayana Elisalde ha trovato spazio proprio come terzino sinistro, pur non essendo il ruolo originario di Elisalde, che nasce come centrale, ma Pescara è il vice del Grosso, anche se poi non ha mai giocato. Bene, domani il presidente Sebastiani si allenerà a Milano per l'assemblea di Lega, mercoledì e giovedì ci sarà Giorgio Repetto. Questa famosa punta che deve arrivare a Pescara ha diversi punti interrogativi, perché si parla di Cioffre, di Melchiorri, però sono giocatori costosi. Questo che vuol dire? Che si alza l'asticella per la società puntando ad un attaccante di questi livelli? Sì, Bakoko forse era il giocatore più ideale secondo me per fare questo tipo di gioco. Anche Totò De Leonardis è sempre stato il mio pupillo, Bakoko, quindi l'hai portato tu al Carpi? No, io lo volevo portare alla Regina veramente, poi invece è andato a Carpi, però Bakoko è un giocatore ideale per questo tipo di gioco, soprattutto sia per lui riesce a giocare bene sia perché è un giocatore non veloce. È possibile a questo punto, come caratteristiche a me piace più Melchiorri come giocatore, però come caratteristiche serve più Cioffani. Hanno chiesto 3 milioni per Melchiorri. 3 milioni? Di Perugia, sì. Un po' troppi. No, vista l'età del ragazzo. Adesso a prescindere dal valore delle punte, cioè che significato possono avere questi ultimi giorni di mercato? Che il Pescara non si accontenta più, ovviamente, della salvezza e punta ai playoff. Come vedete queste manovre? Si è accorta che in zona gol ci sono pochi gol fatti, per cui sta cercando un calciatore o un personaggio che riesce a far migliorare la fase offensiva del Pescara. Io credo che non se lo faranno sfuggire un attaccante che possa farci fare il salto di qualità se le risorse economiche consentiranno. Infatti il presidente Sebastiani ha dichiarato nei vari organi di informazione sono cifre impossibili. Appunto, per noi. Appunto. Ed è molto probabile che non arrivi nessuno, perché come si fanno tanti nomi, però alla fine questi nomi che veramente potrebbero farci fare il salto di qualità sono probabilmente irraggiungibili per le casse della nostra società. E allora noi siamo partiti in questo campionato per fare un campionato, un bel campionato di Serie B, non avevamo ambizione di andare in Serie A, anzi ne possiamo anche parlare di questa paura di andare in Serie A. Stiamo facendo un campionato. In che senso paura di andare in Serie A? Beh, io penso che dopo le ultime apparizioni in Serie A, che sono state così umilianti per i pescaresi, in tutti noi è subentrata quasi una paura di andare in Serie A. Io credo che uno dei motivi per cui ancora non si riesce a risvegliare un grande entusiasmo in città sia il fatto che tutti dicono vabbè, ma poi se anche andiamo in Serie A che ci andiamo per fare la figura che ci prendono in giro tutti, perché la società purtroppo ha dimostrato che la Serie B riesce a farla in maniera anche brillante, anche diversa. No, io vorrei tanto che ci si provasse, anzi vorrei tanto sentire da Sebastiani per una volta e da Repetto un progetto che possa risvegliare l'entusiasmo a Pescara e che possa farci sognare una Serie A nella quale siamo competitivi per lottare per la salvezza. Non è che pretendiamo di andare in Coppa UEFA, però non è essere dignitosi, non retrocedere alla fine del giornata. Però è chiaro che ci vorrebbe, che
che è una società in grado di farci sognare una cosa del genere, cioè ci dice abbiamo il progetto di andare in Serie A, abbiamo in mente di acquistare giocatori, di trovare giocatori, abbiamo già in mente una squadra che può, se andiamo in Serie A, può lottare per rimanerci. Se non si fa questo, l'entusiasmo, Antonio, non c'è. Io ti giuro, certe volte, quando vado allo stadio, se io adesso ho questo atteggiamento quasi buonista, ti giuro, è perché ho paura di andare in Serie A. Ma no, ma è una fesseria. Le ultime, ma è fesseria, ma ti ricordi che figure abbiamo fatto? Ma io andavo in giro per l'Italia, ci prendevo in giro. Fatto il Carpi, il Frosinone, tutte no, le squadre. No, ma guarda, quello che ha fatto il Pescara passa alla storia. Il giorno d'andata che non abbiamo fatto un punto. Allora, parla del Benevento, del Frosinone, abbiamo fatto peggio. Abbiamo fatto peggio. Non c'è spazio per quello che dici tu, che costruisci una squadra che viene per lottare, per retrocedere, che puoi fare? Ma magari lottassimo almeno. Non abbiamo lottato. Devono rifare i campionati, così non ha senso che salgano quattro squadre che poi alla fine c'ha ragione lo Tito all'epoca, voglio dire, perché che puoi fare? È quello. Gianni, però c'è questo divario. Tutti vorremmo ovviamente sognare, però ci sono anche delle squadre che si salvano poi in Serie A, no? Ma intanto cerchiamo. Ci sono anche squadre che si salvano, no? Motivo per non andare allo stadio, però no, questo non deve essere il motivo. No, certo che non lo è. Perché per andare ci devi arrivare, e se è vero che serve il sostegno del pubblico, io sono uno che allo stadio ci va sempre, col freddo, con la neve, eccetera, eccetera. Però giocare domenica sera contro il Brescia, con il freddo che farà domenica sera, non sarà una cosa facilissima per il grande pubblico andare allo stadio, portare i bambini e le famiglie allo stadio, perché ci sono queste benedette televisioni, queste pay TV. Però Edoardo, tu sei partito dal fatto che c'è delusione perché le precedenti esperienze in Serie A hanno frenato l'entusiasmo, ci mancherebbe, però è vero, purtroppo è vero, sempre tifoso, quindi ma io sono tifosissimo, Riccardo. Però un po' di entusiasmo la società lo potrebbe anche risvegliare, facendoci un po' sognare anche una Serie A in cui siamo competitivi, questo voglio dire. Nello sport l'entusiasmo viene riservato solo dai risultati, tu fai tre vittorie di fila, vai in testa come prima, vedi che c'era più gente. Ma di questo è un peccato, sai perché? Perché è un campionato di 19 squadre, ti trovi lì, hai una squadra comunque che io ritengo ancora forte, hai la possibilità con un attaccante al posto di Monachello forse di sopperire a quella mancanza di gol che mancano, gli esterni ce l'hai perché io ritengo Del Sole che se lo vogliono le altre squadre lo terrebbe in stretto, comunque ritengo stretti anche Maras e Antonucci. E Capone, io me ne tengo. Capone no, e sottili. Stiamo dicendo di fare il 4-4-2 e vuoi tenere 5 stelle. Ti sto dicendo che con l'organico che hai, una classifica così, puoi tentarci. Magari puoi tentare perché la potenzialità ce l'hai. Ma ci tenta, non ti preoccupare. Allora a questo punto, se tu fai lo sforzo di andare a cercare un attaccante che ti va a sopperire forse quella mancanza di gol che oggi ti manca al posto di Mancuso, cioè che dà vicino a Mancuso, forse puoi tentarci maggiormente. Paolo? Secondo me l'attaccante arriverà soltanto se si presenterà in questi ultimissimi giorni una grande occasione, proprio il classico colpo di mercato a saldo, diciamo così. Sì. E poi riguardo, ne abbiamo parlato tante volte della disaffezione, della tifoseria, del pubblico, non so se però tante volte si è puntato l'indice, l'attenzione sull'aspetto che Pillon ha fatto, lo sappiamo, un miracolo l'anno scorso quando ha portato la squadra alla salvezza in una condizione anche psicologica molto difficile, davvero un miracolo da saggio, però effettivamente c'è anche un discorso sociologico, cioè non credo che il pescarese si affezioni a un tipo di gioco così, diciamo difensivista, al di là del risultato che è stato ottenuto, perché il Pescara è ancora lì in alto in classifica, però credo che sia anche abbastanza difficile per il pescarese, per come lo conosco io, diventare pazzo e folle per un tipo di gioco di questo genere. Quindi il calcio di Pillon può non piacere a questa città? Può non piacere, anche se io riconosco che l'anno scorso soprattutto e nelle prime 15 giornate ha fatto qualcosa di eccezionale, ma senza
bollicine. Ma il gioco del calcio conta solo la vittoria. Lo so, vai, però io ti parlo... Ti difendi 80 minuti, parlo fai quello della... che vinci, siamo qua tutti a dire... Però parlo della, della sociologia del calcio. Ascolta, il bel gioco è aria fritta, il bel gioco lo può fare il Milan e il Barcellona degli anni dopo, basta. Gli altri vai in campo, lotti e la butti dentro. Questo gioco su questa calcio, chiave di lettura di Paolo Sinibaldi che si sente di dire... Io parlo solo dell'aspetto un po' romantico del pescarese, sì, poi su quello che dice Glinko va benissimo. A prescindere dai moduli, a prescindere dai moduli. Moduli, ma il calcio champagne non lo puoi fare, non ci sono. Quindi, in poche parole, se ieri il Pescara faceva gol al 90esimo, tu eri contento oggi? Assolutamente sì, perché a me non me ne frega niente. Solitamente Gianni si dimenticano le prestazioni e rimangono i risultati, no? Se ma tu giochi bene e hai perso 1-0, due ore dopo la gara, tutti quanti abbiamo giocato benissimo, peccato abbiamo. Però dopo tre giorni il grande pubblico che non va allo stadio. Sì. Dopo tre giorni ti ricordi, sì, abbiamo giocato, però abbiamo perso. Se hai giocato male, hai vinto, il calcio. Totò, però calcio. Riccardo e poi io. Ma io una volta ho visto una partita, ti dico anche nel Milan Fiorentina, la Fiorentina vinse 2-0 a San Siro, due gol di Roberto Baggio. In quella partita il Milan fece 75 tiri in porta. La Fiorentina fece due contropiedi, ma sul almanacco del calcio oggi chi l'ha vista come me e si può ricordare dei 75 tiri in porta del Milan, ma si ribadisce il risultato, quindi il gioco del calcio, il bel gioco è aria fritta, conta fare gol. Anche se io sono per il bel gioco, ma guarda che, scusami, che cos'è il bel gioco? No, ma torniamo alla mia definizione di bel gioco. È saper gestire la partita, palleggiare a centrocampo. Sapere gestire. Guarda, preferisco stare a 9 dietro e fare un guardia. Alla lunga il bel gioco paga. Nessuna squadra ha mai vinto giocando male un campionato. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Totò. La Juve era già una mezzale. Sulla riflessione di Paolo, che può darsi che molti non gradiscono questo gioco speculativo da parte di Pinola. Parlavo di quell'aspetto del fatto che il pubblico, quello grande, non va probabilmente perché non si appassiona in questo. Poi è evidente, avete ragione tutti quanti, che il calcio viene fatto dai risultati. Questo perché mi sembra. Quelli che non sono stati visto la partita, Galeone, mi dire... Galeone e Zeman hanno vinto con il calcio champagne. Ma anche Oddo, periodo ha fatto un buon calcio. No? Quindi Pillon ha giocato delle bellissime partite nel girone d'andata e abbiamo vinto. Abbiamo vinto soprattutto fuori casa. Partite dell'aspetto. Però non lo paragonerei a Galeone, no, a Zeman, diverso, è un altro tipo di è più equilibrato, assomiglia di calcio, a Di Canio, ecco, Di Canio per esempio è uno che giocava un gran bel calcio, però era più equilibrato rispetto a Galeone e Zeman. Cosa ha vinto Di Canio con un gran bel calcio? Dimmi una cosa che ha vinto Di Canio. Di Canio ha vinto dei campionati. Ma Di Canio in Serie B è stato il signor allenatore. Dai, chiudiamo questo discorso, perché mi guardi? A Serie B sto per dire che sta succedendo. Devo vincere. Purtroppo Riccardo si ricorda Milan Fiorentina, vabbè, beato lui che si ricorda Milan Fiorentina. Io, siccome vivo per più tempo a Pescara, tu sei d'accordo con questa analisi di Paolo? Ma in parte sì, è vero, perché in effetti, voglio dire, è sempre la squadra che trascina il tifoso. Al di là anche del risultato, perché io lo so ricordare più volte, un Juventus Pescara Juve all'Adriatico 6-2 per la Juve, con la squadra biancazzurra che è andata chiamata sotto la curva con applausi di tutto lo stadio. Ma era, a parte che era un altro quello col Milan, non ti ricordi col Milan? Anche col Milan, vabbè, voglio dire, però il problema non è quello, il problema è di base, intanto chiariamo questo, che la base del pubblico pescarese sono 3-4 mila, massimo 5 mila. È inutile che ci girate intorno, io ci vado allo stadio dal 63, ragazzi, e questo è. E allora, se poi arrivano i risultati e la squadra, se arrivano i risultati vuol dire che la squadra sta giocando, lasciami stare. Vuol dire, è ovvio. Ma no, se arrivano i risultati perché giochi, non perché te li rubano i punti. Ma che stai a dire? Una partita io ti faccio l'esempio dell'anno di Marino, in cui Pescara a fine girone d'andata era terzo in classifica, a 2 punti dalla vetta. Dopo 7 partite lo stadio era vuoto e Marino se n'è andato a casa. Vuol dire che perché? Perché sta squadra vinceva un tiro in porta, 3 parate del portiere, vinceva 1-0. È ovvio che quello non piace, ma non è che non piace. Alla lunga questa non cosa non paga, non paga, mentre invece paga che la squadra faccia risultato, ma anche sulla base di un contenuto tecnico. Quindi voglio chiederti, Antonio, la prestazione di ieri non paga? Non paga assolutamente. Io ti dico, per me
10.000 volte meglio il Pescara che ha perso a Padova negli ultimi 3 minuti che quello che ha pareggiato con la Cremonese ieri. Vedi, sono due partite. Te la giochi, ci provi. Perché la forza più o meno la Serie B, ragazzi, non è la fine del mondo, voglio dire. Insomma, quindi questa squadra se ha avuto. Sei in minoranza. No, non mi interessa, guarda, di essere in minoranza. Anche Gesù Cristo era in minoranza. Che cazzo c'è? Ma cosa vuol dire maggioranza minoranza? Ognuno ha la sua idea. Io ti sto dicendo che alla lunga, se hai un'idea di gioco, hai più probabilità di vincere. Allora ti cambio argomento. Allora, l'Inter dei record faceva un tiro in porta e vinceva. Ah, sì, infatti, e ha fatto 90 punti. Ma infatti sì, è rimasta un'annata. Ma parli della nocerina, no? Dell'Inter. Esatto. La nocerina. Parli dell'Inter, del Milan. Ti sto dicendo che squadre che a volte. Perfetto. Ma ci sono squadre che tu dici il bel gioco porta il pubblico. Per me sono i risultati portano il pubblico. Il bel gioco poi qui abbiamo Gianni Rosati che è un amante del gioco. Si può far vedere un buon gioco Pilloni nelle prossime partite, chiedo scusa. E fai il risultato, se fai il risultato giocando una buona partita come ha fatto per gran parte del giro d'andata. Andiamo in pubblicità perché c'è un po' di confusione, poi torneremo in studio. Andrea, dimmi. Sì, perché in Serie A Empoli-Genoa sono sull'1-3, aveva pareggiato l'Empoli con Di Lorenzo, poi Lazovic e il neo acquisto Sanabria per il 3-1 della squadra di Prandelli. A Verona è appena iniziato il secondo tempo, sempre 1-0 per il Verona. Poi una curiosità, abbiamo trovato la formazione schierata dall'Uruguay sub-20 nell'ultima partita del torneo sub-20 che si sta giocando in Sud America contro il Paraguay. Vedete Elisalde, terzino sinistro. A voi. Quindi poteva giocare anche al posto di Del Grosso? Secondo me sì. Ma lo stiamo dicendo da tanto. Ma giocherà, il giorno di ritorno giocherà. Del Grosso mica può reggere sempre tutte le partite. Del Grosso. Certo. Adesso che sposti Ciofani Balzano. Piano. Finora fa già così. Pubblicità, tra poco. Ma anche Balzano. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Allora, 22:14 minuti, torniamo in regia da Andrea Costantini perché ci interessa soprattutto il risultato di Verona Cosenza per quanto riguarda la Serie B. Invariato, Verona 1, Cosenza 0, rete di Tupta al 35esimo. Vediamo la classifica aggiornata con questo risultato, perché il Verona salirebbe credo a quota 33, se non vado errato. Sì, c'è una grande ammucchiata lì davanti col Palermo a 37, Brescia 36. Lecce, Pescara 34, Verona 33, Benevento che ha già riposato e Cittadella 30 punti. Pescara-Brescia domenica sera ore 21, ma prima di entrare nel vivo della partita chiederei subito a Gianni Rosati, perché lui che è stato direttore sportivo di tantissime società, ora sta facendo molto scouting e gira anche sui campi della Serie C, questa Serie C che propone anche elementi interessanti per la Serie B, perché noi parliamo spesso di grossi nomi, però anche la C, dalla C si può pescare bene. Sì, ci sono ragazzi che possono anche far parte dell'organico. Poi io ho visto qualcosa interessante. Sì, ho visto una partita settimana scorsa dell'Arezzo, dove c'è un attaccante, Sandri Brunori. L'Arezzo di Dal Canto, sì, è Pierone. E c'era anche un ragazzo di Pescara che mi ha fatto una buona impressione. Di chi si tratta? Di Matteo Samuele, un 99, esterno sinistro che saltava all'uomo, ha fatto una bellissima gara. Altri nomi che potrebbero interessare un po' tutti, non solo il Pescara? Beh, nell'altro girone, nel girone B, nel Pordenone c'è Candelotto che è un ottimo attaccante, ci sono calciatori in giro. Insomma. Ecco, tu sei dell'idea di puntare più in questa fase del mercato, ovviamente no, servono oggi, giocatori oggi pronti. No, oggi io avrei preso un Bakoko tutta la vita. Sì. Io. E sappiamo, sappiamo che Bakoko ha qualche problema, sì, a livello, sì, fisico, sì. Altrimenti resta un signor attaccante. Sì, è forte. E questi altri due nominativi vanno bene. Io per il marchigiano propendo un po' di più, al di là del fatto, del campanilismo. Macerata. È sempre un giocatore che mi è piaciuto, però per le caratteristiche di questa squadra vedo più pronto Ciofani, perché a questo punto, se vai sul 4-4-2, ti devi appoggiare sul centravanti che fa salire la squadra per andare a tenere Ciofani, che tutti tu sei quanti. Cresciuto a Pescara, poi certo. Ha fatto molta gavetta, certo. Ha il fratello che sta qui, certo. Quindi potrebbe anche essere molto un ritorno. Ha vinto due volte questo campionato. Certo. Magari. Aspettiamo notizie da Milano. Intanto si giocherà domenica a Pescara-Brescia, è la partita che può servire al Pescara anche a livello di motivazioni, a cambiare un po' questo trend negativo. Paolo, inizio da te, poi... Io penso proprio di sì, perché in questo momento arriva la squadra, il Brescia, che forse anche a livello di
di organico, assieme magari alle big che erano annunciate, è quella più accreditata per andare su. Per cui credo che stavolta dobbiamo giocarcela davvero, perché se la perdiamo ci può stare che perdi. Poi ci saranno due trasferte, Foggia e Crotone, quindi è un trittico insidioso. Sì. Però è anche vero che se tu vinci con il Brescia cambia tutto, cambia molto anche a livello di entusiasmo, di motivazioni, di tutto quello che abbiamo detto finora. Quello secondo me che non deve succedere è l'atteggiamento che abbiamo visto al di là del risultato contro la Cremonese e contro il Livorno. Quello credo che proprio la gente, la piazza, non lo voglia più vedere, almeno insomma nell'immediato. Riccardo, insomma, che partita ci aspettiamo? Innanzitutto che la squadra si tolga quel pigiamino azzurro che ha giocato, perché era un pigiama più che una maglia da calcio. Di che si parli? Rimette della divisa? Della divisa. Si mette la bella maglietta, la classica maglietta. A molti è piaciuto. A me no, sembra un pigiama, è quello del pigiamino. E no. Quindi si sveglia un po' la squadra, azzurra. Si rimette la maglia a strisce. Bella quella, riprende quella drinta, quel coraggio. La divisa casalinga, insomma, quella bianca. La divisa casalinga, quella che è l'unica maglia che abbiamo, le altre non sono maglie. E vado in campo col cuore, la rabbia, la drinta e affronti, perché se tu fai una bella partita col Brescia, le due trasferte diventano abbordabili. Se tu per caso sbagli questa partita, diventa veramente un problema. Edoardo prima diceva il Pescara si è reso meglio fuori casa, i numeri non dicono questo, perché anzi all'Adriatico il Pescara il suo percorso. Sì, però ultimamente le partite più belle le ha fatte, cioè durante questo campionato, se voi vi ricordate, Padova e la Spezia, gran partita. Esatto, le partite più belle le abbiamo giocate alla Spezia e a Salerno. Poi in casa abbiamo vinto, abbiamo macinato il gioco, per carità, però le cose più belle, più spettacolari le abbiamo fatte. Però io credo che questa squadra, il primo tempo con il Lecce in casa, forse quella resta la fase più bella. Più bella anche la prima quella, mezz'ora. Certo, è vero, anche quella. Poi però la partita l'avamo compromessa, meno male che Del Sole e due espulsioni del Brescia ci hanno salvato. Comunque, tornando alla partita di domenica sera, io spero che non faccia troppo freddo e che la gente venga allo stadio, perché questo Pescara se lo merita. E vorrei tanto, ma sinceramente lo dico, che questa squadra tornasse a divertirsi. È vero che ci vuole la grinta, le botte, la rabbia, però questa squadra forse si sta anche caricando troppo di responsabilità. Questa squadra non era partita per andare in Serie A, questa squadra nessuno gli chiede niente, questa squadra se ci fa divertire, ci fa fare un bel campionato, ci fa togliere delle belle soddisfazioni, siamo più che contenti. Io che ho voglia di andare allo stadio. I giocatori puntano in ma alto, certo, no? Ma è giusto che loro ci puntino, il loro lavoro, siamo contenti, però noi contro il Brescia dobbiamo giocare una partita spregiudicata, se vuoi, ma soprattutto serena. Il Brescia ha preso 4 gol in casa ieri dallo Spezia. 4! Non è che stiamo parlando del Real Madrid. Riccardo, perché squadra testa? Cioè noi non partita io la devo giocare serena, io devo giocare come a finale di Champions. Ma no, ma quale c'è? La devo vincere a tutti i costi. Sei tu che metti pressione. No, ma io. E io metto pressione sì. Da quando questa squadra si sta caricando di troppa pressione, non ha. Io invece penso che questa squadra si debba divertire. Io allo stadio mi voglio divertire prima di tutto e vedere una bella partita. Vedere io un bel Pescara invece, e voglio anche alla fine si vince pure, però se dovesse succedere che si pareggia non è così, successo niente. Non è successo. Questa squadra si deve liberare dei fantasmi, perché è una squadra che sta troppo bloccata. Quali sono i fantasmi? Guarda. La paura di non vincere, di non essere all'altezza. Questa squadra è una squadra come tante altre della Serie B, ma come anche il Brescia lo è, perché il Brescia ha preso 4 gol in casa contro lo Spezia, l'aveva bella che è persa la partita, quindi non giochiamo contro il Bayern Monaco o contro il Barcellona, certo, giochiamo certo contro il Brescia. Sono 11 ragazzi come i nostri, giochiamo in casa, speriamo che il pubblico porti un po' di entusiasmo in più, nonostante il freddo e l'orario infame, perché non si può giocare alle 9 di sera d'inverno. La colpa è solo della Lega e delle televisioni. La colpa è della Lega, delle televisioni, ed è uno schifo questo modo di giocare, perché d'inverno non si dovrebbe giocare alle 9 di sera, va bene? Questa è la realtà. Antonio, meglio che si giochi contro un Brescia subito dopo queste due partite negative? Sì, a patto che la squadra prenda coscienza
di quello che è adesso, voglio dire, io sta storia che deve stare senza pensieri, libero, una settimana, molta poesia, no, è molta poesia, molta poesia, invece no, secondo me deve essere molto concentrato e capire quali sono i suoi limiti attuali. Tu cambieresti subito il modulo già col Brescia? Io sì, sì, cioè, anche per dare un segnale anche ai giocatori, voglio dire, trovare la partita. Avete sentito Giampaolo che cosa ha detto alla fine della partita della Sampdoria dell'altro giorno? Che ha detto? Ha detto Giampaolo, la cosa più bella è che i miei ragazzi, a cominciare da Quagliarella, si divertono in campo, si divertono a giocare a pallone, perché è una squadra a cui nessuno chiede niente. La Sampdoria è una squadra che in Serie A può essere l'equivalente del Pescara in Serie B, nessuno gli chiede niente, si divertissero. Eccezionale, un sistema di gioco eccezionale, fantastico, però allora, la Sampdoria perde allora anche, dipende dall'allenatore, però la Sampdoria a volte ha perso anche delle partite scandalose quest'anno, nessuno gli dice niente. Giampaolo è un ottimo allenatore, la Sampdoria si gioca, Giampaolo si diverte a volte. Vabbè, appunto, allora, adesso, non ce ne frega niente la Sampdoria. Posso continuare? Io credo che non serva uno psicologo nel calcio, vuol dire assolutamente, anche perché quando c'hai 20 persone le reazioni sono diverse. Il problema è del gruppo, che deve prendere coscienza dei suoi limiti, è la cosa principale, è quella, e quindi trovare il modo per affrontare. Tu dici Brescia ha preso 4 gol, Brescia ha fatto 4 gol pure, il Brescia ne ha fatti 3 l'altra partita, ha rischiato di perdere in casa con lo Spezia, questo dai, non lo so se ha rischiato. È stato sempre in svantaggio, benissimo, però la squadra che sta davanti a te, che finora viene segnalata, ho detto solo che non è il Real Madrid, non è il Barcellona, sì, però per la Serie B è una signora buona squadra, cioè. No, buona squadra. È una squadra che anche la Cremonese lo è, che merita la classifica che ha, così come il Lecce, così come l'ho meritato il Pescara fino a che non ha avuto questa involuzione. Per cui è una partita da affrontare veramente in una maniera, lasciamo perdere la grinta, tutti questi paroloni. Deve l'attenzione maggiore e capire quali sono le difficoltà. Quindi per quello non è che può andare lì a dire oggi ci divertiamo, via, accende la sigaretta e vanno. Dove vanno? Totò, quindi ribadisci il concetto, lo chiedo anche a Gianni José, il momento di cambiare modulo? Secondo me sì, il momento di cambiare modulo, e credo che sia il momento che è uno, cioè Pillon fa l'allenatore, non fa il fantacalcio come noi da questa parte, per cui lui è il primo a capire quali possono essere i limiti e le evoluzioni migliori per far tornare questa squadra, soprattutto contro il Brescia, che è una grande squadra per la Serie B, ragazzi. C'è il capocannoniere che ha fatto 18 gol, quanti ne ha fatto? Voglio dire, come vai a dire spensierato? Spensierati che devi avere più sereno, invece, maggiore serenità. No, io dico che deve avere la pressione giusta, perché sennò le partite. Ma ultimamente è stata un po' troppa la pressione. Gianni, tu che conosci bene Pillon, a prescindere da cosa accadrà in queste ultime ore di mercato, quindi mettiamo Ciofani o Monachello o chi che sia in attacco, pensi davvero che cambi subito registro oppure aspetterà ancora? No, lui cambia modulo. Sicuramente. Cioè, contro il Brescia cambia modulo. Sì, andrà a cercare delle conferme che c'ha lui in testa, perché lui le vede tutte le settimane la squadra, quindi cercherà di andare sul sicuro. Ecco, se questo non dovesse accadere, cioè in che senso? Che resta, che con il 4-3-3? A prescindere da questa partita. Non vinci col modulo no. Solo per curiosità, cioè vuol dire che non cambia più a quel punto. Io credo che lui abbia coscienza che questa squadra in questo momento non è quella che gli dava piena fiducia all'inizio del campionato, perché è diverso l'avversario, è diverso anche dalla sostanza della squadra, il momento, per cui qualcosa lui deve fare. Gli avversari ci ma non è che lo deve fare a tavolino, lo fa lavorando tutta la settimana con la squadra e poi troverà un modulo giusto in cui crede lui stesso. Che dire. Vi aspettate? Lui ha sempre giocato con attaccante davanti. La torre. Sì. Che vi aspettate da queste ultime ore di mercato? Credete davvero che possa esserci qualcosa di importante o no, Totò? Io sì, io penso che possa arrivare, anche perché se è vero che Monachello ha raggiunto l'accordo col Padova. Sì, però ovviamente è il Pescara che deve decidere per trovare l'alternativa. Per cui se ha raggiunto però l'accordo col Padova, evidentemente sta sul mercato. Quindi, insomma, esatto. Quindi credo che comunque Pescara si debba muovere, trovare un attaccante anche che possa affiancare Mancuso, perché Cocco è un discorso a parte che purtroppo non è mai... Resta solo questa l'operazione in entrata, perché in uscita poi... Ripeto, ma penso che sia l'unica da fare, perché poi se Lizzaldi prenderà in considerazione pure Lizzaldi al rientro, voglio dire,
anche questo ragazzo che e se dovesse arrivare in Liviero, però Elisalde potrebbe anche andare in Serie C. Andare via, certo, non lo so. Non lo so, io spero di no, perché insomma. Beh, no, può... Però le caselle sono quelle, certo. Cioè se arriva Liviero del Cittadella, Elisalde addirittura ancora, si parla di un trasferimento al Fano. C'è ancora 4 giorni di riflessione. Un mese di mercato dove hai i primi 2 giorni del mercato che metti, scrivi i contratti, tutto quello che hai fatto prima, che non potevi fare perché non sei nel mercato, poi passi 20 giorni di vuoto assoluto e gli ultimi 2 giorni che fanno mercato. Quindi un mese... C'è un uomo di mercato. Però un mese di campionato quasi falsato per niente. Si impostano. Sei d'accordo, direttore? Sì, grazie. Però è così proprio. No, ma che sia così, sì, però... Perché la società, tutti quanti pensano di fare... Fanno l'affare all'ultimo momento, no? Ma è normale, dai. Dipende anche come si è riniziato il giorno di ritorno, certo. Se qualche elemento non serve più. Certo. Però tanti giocatori al di là del Pescara sono distratti da questo finto mercato, perché è vero, Diego Linter ha lasciato fuori Perisic, Mascherano è rimasto fuori magari per il mercato. Cioè ho detto 2 giocatori, ma chissà quanti. Per che cosa? Per un mercato che dura un mese che non serve a niente. Si è parlato, ricordi Paolo, in precedenti puntate, Brugman di qua, Brugman di là, alla fine Brugman dovrebbe restare, c'è questa incognita di Mascherano. Ecco, quello mi hai anticipato, perché il punto interrogativo secondo me è quello. Adesso non è che dobbiamo dire che sui social vengono scritte solo le verità, però in questo momento storico del Pescara e anche del giocatore con quelle polemiche che abbiamo letto prima, io posso anche pensare che oltre a un attaccante ci possa essere un movimento importante in uscita come Mascherano, già da subito. Sottil ti convince? Non lo conosco, direi una cavolata assolutamente, non lo conosco, so soltanto che è il figlio del Sottil allenatore del Canale. Allenatore, ma io come giocatore non lo conosco. Dimmi, io chiedo a Sebastiani di fare tutto il possibile per riportare Melchiorri a Pescara. Vabbè, qui te l'appoggio. Anche a quelle cifre? Non lo farà mai Edoardo a quelle cifre. Non lo so quali cifre. No, deve trattare, deve cercare di arrivare. Però io farei qualunque sacrificio in questo momento, perché Melchiorri è il più grande rimpianto che abbiamo. Si è fatto male quel ragazzo, ma è stato il più grande centravanti che noi abbiamo però avuto. Però con Mancuso, per caratteristiche, sarebbe molto meglio Ciofani. Assolutamente meglio Ciofani. Per come gioca il Pescara. Andrea, oggi c'è stata la firma di Gravion del contratto con l'Inter, giusto? Possiamo vedere sui social un evento celebrato dallo stesso Gravion, prima una foto con il suo entourage, con la gente, tra gli altri Oscar Damiani, e poi un post molto lungo dove ringrazia amici, allenatori che ha avuto nel corso della sua breve carriera e anche il Pescara, e dice in particolare: voglio dire ai tifosi del Pescara che il campionato non è finito, starò sul pezzo fino alla fine col coltello tra i denti, perché c'è ancora tanto da costruire e con la voglia e con la fame possiamo andare e arrivare fino in fondo a questo campionato tutti insieme, sempre Forza Pescara. E poi una dedica particolare anche a Pierluigi Casiraghi. Peraltro aggiungo che l'ex bomber del Pescara, quello dello scorso anno, Stefano Pettinari, è stato ceduto dal Lecce al Crotone, per lui si tratta di un ritorno, ed è un prestito fino a fine stagione. Pettinari al Crotone ufficiale. Insomma, Gravion è stata una bella operazione, perché è vero che è stato pagato 4 milioni, poi rivenduto all'Inter che lo aveva in suo possesso a 8 milioni. E comunque Gravion, se andiamo in Serie A, può rimanere in prestito un anno in Serie A. Questo non lo sappiamo. Vediamo un po'. Gianni, abbiamo detto tutto, ci siamo dimenticati di qualcosa. Devo salutare mia nipote. Saluta la nipote. Ciao Poppy. Vuoi salutare anche Di Campi che ci sta seguendo dopo lo sfogo? No, ma io non c'ho niente con Di Campi. Con i procuratori qualcosa c'ho, perché era una figura che si poteva evitare. I procuratori sono proprio visti. Visto anche quell'altro che abbiamo visto truccato da biondo. Là. Grazie a Gianni Rosati, ad Antonio De Leonardis, Edoardo De Blasio, Riccardo Clinco e Paolo Sinibaldi. Ovviamente ringrazio Andrea. Non è cambiato nulla nei posticipi? No, finita Empoli 1, Genoa 3. Siamo al 72esimo a Verona 1, Cosenza 0. A te. Speriamo che Cosenza riesca almeno a darci questa gioia nel finale. Ringrazio alle telecamere Loris Bennato, la GT Fotovideo, Stefano Regalati in redazione, Maurizio De Guì in regia. Ci rivedremo lunedì prossimo ore 21. Grazie per averci scelto.